La macchina si capovolge, si tratta di un simulatore, ma quello che può accadere in uno schianto tra due auto. Gli studenti hanno sorriso, ma poi hanno riflettuto sulle conseguenze drammatiche degli incidenti. In questo piazzale a San Liberare l'ACI in prima fila assieme agli operatori del soccorso. I giovani sono curiosi, il bello del giovane è che il giovane è curioso di vedere tutto, di capire tutto, di rendersi conto di quali possono essere i pericoli, pur divertendosi con il simulatore crash test di oggi, però hanno anche la necessità, secondo me di essere responsabilizzati, cioè io devo capire a quale pericolo posso incorrere se mi comporto in un certo modo, cioè per esempio se non uso banalmente le cinture di sicurezza che vanno utilizzate anche nei posti posteriori e molti giovani non le adottano. Guidare con responsabilità, prestare attenzione perché in macchina, in moto o in bici si può rischiare la vita. La tematica della sicurezza abbraccia tutti, abbraccia anche i ciclisti, i pedoni, i monopattisti, abbraccia tutto, quindi adesso noi qui con questa iniziativa di Insieme per la Sicurezza, quindi il termine insieme, tutti quanti, quelli che hanno bisogno di informazioni, che vivono di mobilità, che hanno bisogno anche di coinvolgersi e capire come funziona questo tipo di iniziativa, hanno varie opportunità da vivere, perché la bellezza di questa iniziativa, lo voglio sempre ripetere, è il coinvolgimento di chi ci viene a trovare. Un'iniziativa che ha visto coinvolti gli operatori del soccorso e le forze dell'ordine. Le domande sono più disparate possibili e immaginabili, la loro curiosità è soprattutto nella fase degli interventi, quando si devono azionare le sirene piuttosto che i lampeggianti e i segnali luminosi. Abbiamo voluto puntualizzare con i ragazzi appunto l'aspetto della sicurezza, che per noi è fondamentale anche nei nostri confronti, ma soprattutto garantire la sicurezza nell'ambiente in cui interveniamo. E abbiamo fatto vedere una serie di attrezzature che vengono utilizzate appunto per stabilizzare l'auto e poi come interveniamo per aprirla e prestare soccorso alla persona che è rimasta incastrata. E poi immancabile la trazione vera. Facciamo interventi quotidiani dove lui ritrova sia addosso alle persone che negli ambienti molte sostanze di qualsiasi genere. Metti la cintura.